17 settembre, Stimmate di San Francesco. È un evento particolare, naturalmente, che celebra solamente il calendario francescano, ma è un evento bello, importante. Io poi sono terziario francescano e mi piace ricordare gli avvenimenti e anche i santi francescani legati al poverello d'Assisi, naturalmente. E si era a 2 anni dalla morte di San Francesco, quindi nel 1224, e San Francesco, come usava lui, che faceva 4 quaresime all'anno, in compagnia di Frate Leone, si reca sulla Verna, questo monte, come dice Dante, questo luogo aspro tra Tevere e Arno, che si trova più o meno in provincia di Grosseto, se non erro, in Toscana. E lì per 40 giorni prega, digiuna, arriva a un'unione straordinaria con Dio. E addirittura Frate Leone lo vede una volta sollevato da terra, circa 10 metri da terra, vede San Francesco. E dicono le cronache antiche che mentre San Francesco viveva questa intensa esperienza spirituale di 40 giorni, verso la festa della croce, quindi lui si preparava alla festa di San Michele Arcangelo, ma intorno quindi al 14 di settembre, la tradizione dice qualche giorno dopo, quindi il 17 settembre, lui, San Francesco, fu preso da un vivo desiderio, da un ardente desiderio, da un incontenibile desiderio di assomigliare completamente a Gesù Cristo. Questo desiderio era così ardente che lo faceva quasi gridare d'amore e di dolore. Per 3 volte egli aprì la Sacra Scrittura, come fanno i carismatici, e per 3 volte in luoghi diversi del Nuovo Testamento escono passi che si riferiscono alla passione del Signore. In quel momento quindi il padre San Francesco vede un serafino alato che aveva 6 ali, con 2 volava, con 2 gli coprivano le gambe, 2 gli coprivano il volto. A un certo punto egli provava contemporaneamente, dice San Bonaventura nella sua Leggenda Maior, provava contemporaneamente una gioia incontenibile, celestiale, divina, e un dolore anche profondo, ineffabile, radicato dentro di sé. Come potesse conciliare queste 2 sensazioni nel suo essere, egli non riusciva a capirlo. A un certo punto si avvide che il serafino in realtà altri non era che il Cristo Signore, e dalle sue 5 piaghe maggiori, che splendevano come 5 soli, uscirono dei raggi che colpirono le mani, i piedi, il costato di San Francesco. Quando la visione scomparve, egli si avvide che le sue mani, i suoi piedi, il suo costato erano segnati a sangue. Egli rassomigliava oramai anche nel suo corpo, misticamente, al poverello d'Assisi. Pochi riuscirono a vedere la ferita del costato. Era più facile vedere naturalmente le stimmate nelle mani e nei piedi, però le stimmate delle mani e dei piedi erano diverse da quelle di Padre Pio. Ricordiamo che San Francesco è stato il primo stigmatizzato nella storia della Chiesa, Padre Pio il primo sacerdote stigmatizzato, Padre Pio francescano cappuccino, quindi discepolo di Francesco.
Francesco in un certo senso, anzi in senso proprio e vero, e perché le stimmate di Padre Pio erano dei veri e propri buchi, per cui se lui metteva la mano dinanzi al sole si vedeva un raggio che usciva, se avesse fatto questo. Invece le stimmate di San Francesco erano delle formazioni carnose, per cui nella palma della mano si vedeva il dorso del chiodo, la testa del chiodo, mentre sul dorso della mano si vedeva come la punta del chiodo ritorta dal martello. Ecco, fantasia dello spirito, creatività dello spirito. In ogni modo, ecco, per 2 anni il serafico padre, da quel momento appunto, siccome gli apparve un serafino, che poi aveva le sembianze di un serafino, ma altri non era che il Signore, viene chiamato serafico, e quindi l'aggettivo serafico è applicato a lui anche all'ordine francescana, no? In generale. Ebbene, da quel momento per circa 2 anni, fino alla sua morte, San Francesco tenne le sacre stimmate, i segni della passione di Cristo nel suo corpo. O serafico padre, segnato dal sangue, il più rassomigliante a Gesù, così ci piace credere, tra i suoi discepoli, intercedi per i tuoi figli, le tue figlie, il primo ordine, il secondo ordine delle Clarisse, il terzo ordine a cui io anche appartengo, e ottienici un po' del tuo amore purissimo verso il Signore Gesù Cristo e la sua Santa Madre. Amen.